Grazie, grazie onorevole. Dunque, prima che lei arrivasse, il nostro presidente ha lanciato, oltre alle tre proposte, ovviamente, che sono da mettere a punto, anche la proposta di creare un tavolo con tutte le forze politiche che siano ovviamente interessate e disponibili a trovare e a dare valore aggiunto. E quindi la domanda è. Perfetto, benissimo. Benissimo, benissimo. Allora, a questo punto chiedo al vicepresidente del Parlamento europeo di voler venire a fare il proprio intervento. Prego. Grazie mille per l'invito e per la splendida occasione di riflessione. Non capita spesso di poter parlare di temi, eppure è estremamente fondamentale, dal mio punto di vista. Come diceva il Presidente Tajani in apertura, l'Italia ha tanto da recriminare per quello che ha fatto e soprattutto per quello che non ha fatto nel corso di questi anni di permanenza all'interno delle istituzioni europee. Ha tanto da recriminare anche dal punto di vista interno, perché purtroppo né la classe politica né il sistema mediatico spesso sono stati in grado di spiegare effettivamente non soltanto quella che era la portata e le conseguenze di determinate scelte, ma anche se c'era una congruenza o no tra ciò che si raccontava in patria e ciò che si votava e si difendeva a livello europeo. Ecco, da questo punto di vista mi sembra quasi alle volte un po' surreale sentire tutti parlare di lotta alla concorrenza sleale quando invece si è votato qualche mese fa proprio un provvedimento che riconosce una decisione storica in senso negativo, che riconosce la Cina come economia di libero mercato, un paese che fa dumping sociale, dumping ambientale, che gode anche di sussidi di Stato incredibili per pompare la competitività delle proprie imprese. Noi l'abbiamo riconosciuto come un paese di libero mercato e adesso la Commissione europea sarà chiamata, lei a dover dimostrare, ad avere l'onere della prova, se il fatto che le aziende cinesi o no stiano rispettando effettivamente quei criteri che dovrebbero essere, secondo l'Organizzazione Mondiale del Commercio, fondamentali per poter considerare la sua concorrenza leale e non sleale, e tra le altre cose quindi è cambiato quindi il regime degli strumenti di difesa commerciale. Abbiamo di fatto aperto un'autostrada nei confronti dei cinesi che potrebbe portarci in pochi anni a perdere in Italia 400.000 posti di lavoro, non secondo una stima del Movimento 5 Stelle, ma secondo una stima della fondazione Deutsche Bank, che ha elaborato uno studio per la Deutsche Bank stessa. Quindi mi sembra un po' strano sentire certe cose a livello nazionale che sono senz'altro condivisibili, e poi vedere che a livello europeo gli stessi partiti votano in favore di questi provvedimenti e noi ci siamo schierati convintamente dall'inizio contro. E questo ci porta al tema cardine anche di questo incontro. Ma prima vorrei fare un attimo una premessa. Ciò di cui siamo malati in Italia è la sindrome che io chiamo dei Guelfi e dei Ghibellini, quella dell'europeismo acritico e quella dell'euroscetticismo a priori. E credo che il partito più pericoloso da questo punto di vista sia appunto il partito preso. Noi abbiamo dall'inizio accettato la sfida a livello europeo, siamo entrati nel merito, abbiamo partecipato ai tavoli negoziali che sono propri di un Parlamento che ha ovviamente 8 gruppi politici e 20, delegazioni di 28 paesi diversi, portando avanti delle proposte concrete. E queste proposte vanno nel senso sempre costante del rafforzamento della presenza dei cittadini. L'abbiamo fatto per rivedere l'iniziativa europea dei cittadini, il famoso primo nucleo di una consulta, della possibilità di avere delle iniziative popolari dal punto di vista europeo, seppur limitato. Abbiamo criticato anche il filtro che opera la Commissione da questo punto di vista, perché ci troviamo che l'organo che dovrebbe dare esecuzione a quell'input è anche lo stesso che ne giudica l'ammissibilità e anche lo stesso che ne giudica l'opportunità, quindi abbiamo considerato questa un vulnus della portata della proposta, e abbiamo anche lavorato affinché il Consiglio, che rappresenta gli Stati, avesse nel tempo, assumesse dei connotati di maggiore trasparenza dei propri lavori, visto che ad oggi abbiamo un Parlamento che è colegislatore in teoria con il Consiglio, Parlamento estremamente trasparente, che ha la maggior parte delle sedute anche di commissioni online, in streaming, e un Consiglio di cui si sa molto poco e spesso è quello che viene riportato anche dai media poco corrisponde con effettivamente le scelte strategiche che hanno operato i vari Stati.
Noi abbiamo purtroppo come paese, lo dico sia a livello di europarlamentari ma sia a livello di governo, spesso supinamente accettato una serie di scelte che andavano palesemente contro l'interesse nazionale. È accaduto per quanto riguarda il bail-in, oggi tutti quanti condividono quello che noi diciamo da tempo, che ovviamente è stata una scelta quanto mai azzardata, perché non si può ovviamente porre sullo stesso piano dei fondi speculativi o magari un risparmiatore che è stato indotto a credere che una certa banca fosse solida senza che ci fosse stata una vigilanza assolutamente conforme a dimostrare, ovvero che quella solidità corrispondeva ai fatti, però questo è stato votato anche da tanti europarlamentari italiani che non hanno valutato bene le conseguenze, ma è valso anche per quando si è parlato della ratifica del Fiscal Compact. È stato l'ennesimo atto fatto con leggerezza, senza considerare che, ahimè, almeno dal punto di vista del sottoscritto, questo trattato si pone in aperto contrasto con quelli che sono i dettami della nostra Costituzione, con quello che era anche il testo originario, perché se il pareggio di bilancio prevale sull'articolo 1, prevale sull'articolo 3, automaticamente io preferisco difendere i nostri diritti fondamentali, e questo non lo considero una forma di euroscetticismo o di eurocritica, lo considero invece una difesa eminentemente di quello che dovrebbe essere il ruolo dell'Europa nel mondo, ovvero difendere il lavoro, difendere la piena occupazione, qualcosa che purtroppo lo statuto della Fed prevede, lo statuto invece della BCE non prevede. E allora, con quello che è accaduto con la Brexit, si è aperta per l'Italia un varco, una possibilità. Molti dicono potremmo diventare noi quel contrappeso che era la Gran Bretagna, potremmo noi reclamare quello spazio che dovrebbe essere proprio di un paese fondatore, di un paese che rappresenta pur sempre la terza economia dell'Eurozona. Però bisogna essere anche all'altezza delle proprie ambizioni, bisogna avere il coraggio di portare avanti un programma di riforme sul piano nazionale che parta in primis dalla lotta massiccia contro la corruzione, dalla lotta contro anche gli sprechi, per recuperare quella credibilità che ci serve per andare a rivedere l'attuale assetto dei trattati. Ci serve assolutamente, e perché non possiamo accettare l'ulteriore imposizione di condizionalità, e non possiamo accettare che il dibattito si limiti sempre a porre al centro gli strumenti e non le politiche. Se noi parliamo di un ministro delle finanze unico, la creazione di un budget per l'Eurozona, stiamo parlando di strumenti. A me interessa parlare delle politiche che quegli strumenti devono andare a perseguire, e la nostra politica, la nostra scelta da questo punto di vista è molto chiara. Noi siamo per una politica keynesiana, anticiclica, espansiva, che ponga al centro la difesa dei diritti del lavoro, della creazione di posti di lavoro, in un momento in cui e un eccesso di fiducia nell'iperliberismo e la conclusione di determinati trattati come il CETA che veniva ricordato prima, e da un lato la robotizzazione, stanno cancellando milioni di posti di lavoro. L'Europa deve dare una risposta su questo, e la deve dare anche portando avanti non soltanto piani sulle infrastrutture, ma piani anche per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, piani che siano creati tailor made, creati su misura esattamente per le loro realtà. Quindi in conclusione, quello che vorrei sottolineare è che non possiamo essere pro e contro a priori. Noi ad esempio anche sulla integrazione nel campo della difesa abbiamo detto che siamo cautamente ottimisti se questa serve a ridurre gli sprechi e serve a spendere meno per spendere meglio, a creare sinergie, ma non possiamo accettare un accentramento senza avere prima una garanzia, non possiamo continuare a mettere lo strumento davanti, perché vuol dire esattamente mettere il carro dinanzi ai buoi. E da questo punto di vista le proposte che avete formulato io le trovo in larghissima parte estremamente condivisibili. In primis perché la teoria dei controlimiti è effettivamente una garanzia al fatto che determinati atti europei non travalichino, non abusino ovviamente della competenza che gli è attribuita da trattati, ma restino sempre nell'alveo del rispetto dei nostri diritti fondamentali. E se vogliamo dare per scontato che l'Unione Europea operi sempre in bene, io ricordo che il Fiscal Compact non è un trattato dell'Unione Europea, come tanti erroneamente dicono, è un trattato di cooperazione intergovernativa che oggi non ha due ma ben tre stati che non ne fanno parte, perché la Croazia ha aderito successivamente e perché la Repubblica Ceca e la Gran Bretagna legittimamente non lo hanno firmato né tantomeno ratificato, ed è stato imposto ai cittadini europei
saltando la normale procedura prevista con la convocazione di una convenzione, con tutte le garanzie di coinvolgimento del Parlamento europeo, che è in primis il portatore essenziale della visione di noi, dei cittadini che lo hanno eletto, ed è stato fatto scientemente perché si sapeva che il Parlamento si sarebbe opposto strenuamente, come si sapeva che un voto preventivo e preliminare da parte dei parlamenti nazionali avrebbe posto chiaramente degli ostacoli. Io credo che non dobbiamo avere sfiducia nei confronti della capacità dei cittadini di valutare, dobbiamo avere invece il coraggio di essere noi umili e preparati per spiegare loro quali sono i contenuti delle scelte fondamentali. Da questo punto di vista non concordo quando si dice che non si possono tenere anche referenda su questa materia, non perché bisogna cadere nell'errore di fare scelte emotive, ma perché la politica deve farsi carico di renderle non emotive, di renderle razionali e di renderle informate, cosciente e consapevole. E se questo non potesse essere, allora perché avere l'articolo 50? Allora perché avere l'articolo 50 TUE che permette di recedere all'Unione? E chi lo dice non vuole assolutamente che questo sia un punto dell'agenda. Attenzione, noi siamo andati in Europa perché vogliamo riformarla. Se non avessimo creduto in questa possibilità, coerentemente con quello che abbiamo fatto con le province, non ci saremmo candidati. Avremmo assolutamente ritenuto che era un livello inutile, invece è un livello estremamente utile, ma deve avere le sue garanzie, deve essere bilanciato, e l'Italia deve tornare a parlare di interesse nazionale. Non è una bestemmia, non è un'eresia, e purtroppo devo ravvisare che tanti paesi che si dichiarano europeisti a parole, in realtà poi il loro concetto di europeismo lo ricalcano esattamente sugli interessi fondamentali dell'agenda che loro stessi hanno delineato. E allora, se noi non difendiamo il nostro, il risultato finale non sarà una sintesi bilanciata tra gli interessi di tutti che vada in qualche modo a tutelare, in cui si perde su un ambito ma si vince su altri. Sarà un contesto in cui noi abbiamo accettato acriticamente scelte che sono state imposte dagli interessi altrui e non siamo stati in grado di difendere i nostri. Per fare questo ci vuole serietà, ci vuole dimostrare che siamo quel paese che può farsi carico di essere un punto di riferimento. Lo dobbiamo fare soprattutto non soltanto nei confronti del Mediterraneo, ma anche di tanti piccoli paesi e medi paesi che oggi dicono: ma di fronte alla preponderanza dell'asse franco-tedesco, di fronte alla capacità di portare avanti proposte congiunte, chi può garantirci del fatto che in questa Europa non si paghi a 27 e non si parli con sole due lingue? Noi potremmo assolverlo questo compito se siamo all'altezza di accettare la sfida, se siamo all'altezza di accettare anche di rivedere gli errori che sono stati compiuti e di fare proposte credibili, superando le condizionalità, riponendo al centro i veri valori che possono riavvicinare i cittadini, perché non è un caso che da essere stati un paese che nel 1997 aveva il più grande gradimento delle politiche europee, addirittura il 70% e oltre, oggi siamo crollati al di sotto del 35%, e quindi questa fiducia la dobbiamo recuperare facendo delle proposte che siano condivise, sensate, tornando ad aggregare anche all'interno del Consiglio. Altri bloccano dossier per anni, ed è il caso ad esempio dell'etichettatura obbligatoria per tutti i prodotti che non siano alimentari, perché va contro l'interesse nazionale. Noi dobbiamo avere il coraggio di fare lo stesso per arrivare a un negoziato che ci garantisca e delle riforme che riportino i principi sulle giuste priorità. Per questo io sposo tranquillamente, lo posso dire, la maggioranza delle proposte che sono state formulate. Ho qualche dubbio sulla terza proposta che diceva il professor Celotto, ovvero sul meccanismo di approvazione a maggioranza qualificata, richiamo all'articolo 138, su quello possiamo discutere, ma sicuramente l'idea di avere anche dei referenda qualora ci siano gli sforamenti e qualora appunto ci sia una non corrispondenza tra una decisione presa a livello europeo e una decisione quando deve essere poi recepita a livello italiano, mi trova chiaramente possibilista. Dobbiamo studiare il meccanismo giuridico migliore, ma soprattutto dobbiamo ricordarci che da questo punto di vista la Repubblica, la nostra Repubblica, resta sempre come uno specchio. Lo diceva Mazzini diversi decenni fa, la Repubblica è uno specchio, purtroppo riflette l'immagine che tu gli stai dando. A noi decidere che tipo di immagine vogliamo dare di noi stessi a livello interno, ma soprattutto a livello europeo,
per recuperare il posto che ci spetta, ma che non ci verrà dato automaticamente, ce lo dobbiamo guadagnare con la qualità delle proposte e col coraggio delle battaglie che sapremo perseguire. Grazie. Grazie, grazie a Fabio Massimo Castaldo, grazie a tutti i rappresentanti delle forze politiche che hanno portato il loro contributo. Abbiamo avuto un'adesione direi di veramente al 100% da parte di tutti, quindi su istanza dal 14 marzo spostiamo al 14 ad aprile l'appuntamento del tavolo. Vorrei ringraziare il rappresentante dell'ambasciata giapponese che ci segue con attenzione, pregarlo di portare i nostri saluti anche all'ambasciatore. Vorrei ringraziare ovviamente tutti i presenti per aver ascoltato con interesse quanto è stato detto. Sicuramente tutte le socie ed i soci di Eureka. Vorrei ringraziare Claudio Verzona per aver dato un'opportunità che è quella di essere presente sui media, e tutti i ragazzi della Macchioni Communications, Radio Radicale che ci ha ripresi, e ci troveremo anche lì domani sul sito, sulla televisione di Radio Radicale, e la camera che ci ospita, e quindi tutti voi. Grazie, appuntamento non in questo luogo, ma in un luogo istituzionale sicuramente fra qualche mese. Arrivederci.